Salve, prepareremo insieme peperoni imbottiti con patate e mozzarella e prosciutto cotto e mortadella e crocchè di patate. Vediamo quali sono gli ingredienti e come procedere. Prendiamo tre peperoni. Su un tagliere poggiamo il peperone e tagliamo la calotta superiore. Facciamo questo con tutti i nostri peperoni. Con un coltello delicatamente togliamo tutti i semi del peperone. Una volta tolti tutti i semi dei nostri peperoni, teniamo i peperoni da parte e procediamo con la preparazione dell'imbottitura. Per il ripieno prendiamo 4 patate grandi che ci serviranno anche per i crocchè. Prendiamo una pentola con l'acqua e iniziamo a lessare le nostre patate. Partiamo con acqua fredda. Nel frattempo sminuzziamo un fior di latte da 300 grammi. Facciamolo a pezzettini piccolini. Prendiamo 100 g di mortadella o 100 g di prosciutto cotto e sminuzziamo anche quest'ultimo. Le patate sono cotte e ancora bollenti, dividiamole a metà perché le andremo a schiacciare con tutta la buccia. Adesso vi faccio vedere. Prendiamo una boule di vetro, uno schiacciapatate e con tutta la buccia mettiamo nello schiacciapatate e schiacciamo. Ora vi farò vedere che esce la polpa della patata e la buccia è rimasta attaccata allo schiacciapatate. Facciamo questo con tutte le patate, così non ci bruceremo le dita e schiacceremo le patate più velocemente senza doverle sbucciare completamente. Allarghiamo leggermente le patate per farle raffreddare. A questo punto aggiungiamo 80 g di parmigiano grattugiato, saliamo, aggiungiamo il pepe quanto basta e diamo una prima mescolata. Lasciamo raffreddare 5 minuti. Appena il composto si è raffreddato, aggiungiamo un uovo, i 300 g di fior di latte fatto a pezzi, 100 g di mortadella o di prosciutto cotto sempre fatti a pezzi. Mescoliamo. E se vediamo che il composto è molto compatto, aggiungiamo, come in questo caso, un altro uovo. E continuiamo a mescolare fino a che gli ingredienti non sono ben amalgamati. Il ripieno per i peperoni è pronto e useremo lo stesso ripieno che avanza per fare i croquet. Prendiamo una teglia. Mettiamo 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e iniziamo a riempire i nostri peperoni con un cucchiaio. Mi raccomando, fate questo lavoro delicatamente perché i peperoni potrebbero rompersi. Riempiamo fino alla fine e mettiamo, appena finito, di nuovo il tappo del nostro peperone. Una volta riempito, mettiamolo nel nostro stampo da forno. Facciamo così con il resto dei peperoni. Abbiamo riempito tutti i peperoni e con questo composto andremo a fare i nostri croquettes. Sono nel ruoto. Adesso aggiungo dell'altro olio sopra, li metto in forno caldo a 180 gradi e li lascio cuocere per un'ora.
Controllate sempre nel forno e ogni tanto rigirateli per farli cuocere meglio. Dopo 5 minuti di cottura apro il forno e aggiungo un bicchiere d'acqua che aiuta la cottura dei peperoni. Dopo altri 5 minuti coprimo i peperoni con un foglio di carta forno per evitare che si brucino sopra perché la cottura è un po' lunga. Ora passo a preparare i miei crocchè. Mi inumidisco le mani e inizio a lavorare il composto di patate prima con le mani e poi lo passo nel pan grattato per formare i miei crocchè e li poggio su un vassoio. Mi raccomando, inumiditevi le mani così il lavoro sarà molto più facile. Dal composto di patate che è rimasto dall'imbottitura sono usciti 12 bei crocchettoni. Se volete dei crocchè più piccolini, ovviamente invece di crocchettoni fate crocchette più piccoline. Adesso le lasceremo in frigo a riposare per un'oretta. Per stasera ho deciso soltanto di friggere 4 crocchè, perché comunque i peperoni diciamo che sono anche un po' più pesantucci, il resto le lascerò in frigo e li friggerò domani. In una pentola dai bordi alti, chiedo scusa, metto dell'olio e lascio riscaldare. Appena l'olio giunge a temperatura ambiente, che inizia a fare le bollicine, friggo i miei crocchè. Giriamoli da un lato all'altro e completiamo la cottura. Ho scolato i crocchè e li ho appoggiati su un foglio di carta assorbente per far colare l'olio in eccesso. I peperoni sono pronti. Nel fornetto piccolo, quello elettrico, hanno cotto 55 minuti a 180 gradi. Li lascio intiepidire un attimino e poi passerò ad impiattarli. Il peperone è tiepido, l'ho messo su un piatto da portata e l'ho servito. Spero che questa video ricetta sia dei crocchè che del peperone imbottito vi sia piaciuta e continuate a seguirmi sul mio canale di Le Delizie di Maria.